Ciao a tutti, bentornati nel canale di Studio 72. Oggi andremo a vedere come fare una simulazione di una scritta fatta a mano, appunto, su After Effects. Prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'abbiate già fatto e adesso procediamo al tutorial. Ora, innanzitutto andiamo a fare una nuova composizione. Io la chiamerò scrittura a mano. Ok. Poi andiamo a fare un nuovo tinta unita, che lo usiamo come sfondo, io lo lascio nero, ok, e adesso andiamo a fare un nuovo testo e andremo appunto a scrivere all'interno della nostra sequenza il testo che vogliamo appunto far simulare. In questo caso scrivo Studio 72. Possiamo andare a modificare un po' la grandezza, questo è molto, insomma, a discrezione vostra. Poi vado su Allinea, lo centro in mezzo, in modo da averlo praticamente al centro della mia schermata. Ora la cosa che dobbiamo andare a fare è fare praticamente con lo strumento penna una maschera per simulare appunto tutto il contorno della nostra scritta. Quindi selezioniamo il nostro strumento penna, assicuriamoci di essere appunto sul livello del testo e andiamo a fare praticamente tutto il contorno della nostra scritta come se appunto fosse la punta di una penna. Per fare rotondi i tratti, per chi non lo sapesse, basterà tenere premuto il tasto sinistro e poi in base a come muovete il mouse vi dà la curvatura, dopodiché lo mollate e a posto. Non c'è bisogno di essere precisissimi, anche perché comunque possiamo andare a modificare in qualsiasi momento il tracciato, cosa che sicuramente dovremmo fare. Adesso velocizzerò il video per questioni di tempo. Comunque avete capito, quello che c'è da fare è andare a fare praticamente tutto il contorno della nostra scrittura. Bene, una volta finito di fare tutta la vostra selezione, andiamo a modificare quei punti magari che sono venuti leggermente male. In questo caso io vado a sistemare alcuni punti. Comunque sono tutte operazioni che si possono fare anche in seguito. Una volta sistemato, adesso andiamo su Effetto, Genera e andiamo a fare Tratto. Praticamente qui ci consentirà di allargare e visualizzare il tratto che abbiamo fatto appunto col tracciato di maschera. Ora, per andare a visualizzare meglio, andiamo a selezionare un colore rosso. Intanto questo, il colore non ci interessa, non influisce sul risultato finale, serve solo per vedere meglio. Poi tramite dimensione pennello dobbiamo andare ad allargare in modo da coprire tutte le zone bianche. E nel caso andiamo comunque sempre a interagire sul tracciato in modo di far sì da coprire interamente tutta la nostra scritta. In questo caso mi sono dimenticato il puntino sulla I, cosa che possiamo comunque andare a fare anche dopo. Ok, direi che così più o meno ci siamo. Ora su stile pennello dobbiamo andare a selezionare, invece che su immagine originale, dobbiamo fare mostra immagine originale. Come vedete viene visualizzato tutto quello che c'è sotto la nostra maschera. In questo caso, come vedete, il mio puntino sulla I non c'è perché io mi sono dimenticato di selezionarlo. Comunque dopo
vediamo di sistemarlo e andremo a interagire. Come vedete qui c'è inizio e fine. Se noi andiamo dall'inizio, praticamente vedete che scompare il nostro tracciato dall'inizio alla fine, ma visto che è una scrittura, noi partiremo dalla fine ad andare verso l'inizio. Quindi se noi andiamo a ridurre la percentuale di fine, come vedete pian piano si cancella il tratto, intanto così abbiamo anche un'anteprima di quello che ci viene. Perfetto. Quindi quello che dobbiamo fare adesso appunto è, sempre sul tracciato Studio 72, mettere a 0 il marcatore di fine, spuntare il marcatore appunto, ci spostiamo avanti di 4-5 secondi, insomma in base a, anche alla lunghezza del vostro testo, io vi provo a mettere sui 5 secondi, e andiamo a fare 100%. Ora se andiamo a fare un'anteprima del nostro video, questo sarà il risultato finale. Come vedete ci sono punti tipo qui, vedete che si vede di un po' di più questo segno qua, quindi ci basterà soltanto con pazienza andare a sistemare i nostri punti di ancoraggio in modo da sistemarlo il meglio possibile. Questa è solo questione di pazienza. Anche qui in questo caso, cercarlo di adattare al meglio anche qui. Lo mettiamo così. Insomma, una volta che avete sistemato, come, anzi, adesso io vado anche a inserire, visto che siamo alla fine, no, ho sbagliato naturalmente, vado a selezionare il mio tracciato e andiamo a fare, speriamo che si veda più o meno qui, in teoria alla fine di tutto dovrebbe darmi il puntino sulla I. Perfetto, questo è il nostro risultato finale. Ora io non vado a modificare tutto perché altrimenti diventerebbe lunghissimo il tutorial. Comunque quello che c'è da fare, con un attimo di pazienza, è andare a sistemare le linee in modo da rendere i tratti, insomma, il migliore possibile. E questo è il nostro risultato finale. Vi ringrazio di avermi seguito, iscrivetevi qualora non vi siate ancora iscritti al canale, mettete mi piace se vi è piaciuto il video, commentate per qualsiasi cosa e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao a tutti!